Buongiorno ragazzi, bentornati o benvenuti in un nuovo Vlogmas. Oggi è il 10 di dicembre. Siamo sostanzialmente quasi a metà. Ragazzi, come passa il tempo? Oh mio Dio, questi giorni non ho neanche minimamente realizzato. Comunque, stamattina con il mio pigiamino Disney, quello che vi ho fatto vedere, ho comprato a Londra. Ed effettivamente, come avevo anche annunciato, i pantaloni sono extra larghi. Io ho detto, c'è l'elastico? Sì. In realtà è un elastico tipo finto, tra virgolette. Adesso vi faccio vedere. Cioè, a parte che mi fanno il cavallo basso, questi è incinta all'ottavo mese. No, no. Detto ciò, stamattina sto tornando dalla dottoressa perché ieri alla fine non ci sono più stata, che c'era troppa gente. Quindi adesso sono le 11, appena aperto, spero ci sia meno gente. Ho impacchettato un pacchettino da spedire di uno dei Funko Pop che hanno acquistato da Depop. Io vi ricordo ogni volta che se siete interessati, cioè ho tutti quelli ancora in vendita, più tutte le versioni esclusive, speciali che invece tengo qui. Quindi se siete interessati andate a buttare un occhio, vi lascio il link qua sotto. Detto ciò, prima di prepararmi volevo aprire con voi la casellina del calendario dell'avvento perché non l'ho aperta né ieri e appunto né ancora oggi. Oddio, stava cascando. Quindi recuperiamo. Sarà che mi scordo sempre di farlo. Ah bene, in realtà devo aprire anche quella dell'8, quindi 8, 9 e 10. Con una mano è sempre deleteria. Allora, numero 8 abbiamo una matita labbra, da quello che ho visto anche dagli altri. È una matita di quelle retraibili. Quindi adoro, automatiche, insomma, come lo dite. Questo è il nome, spero si legga. Diafone. Boh, vabbè, la numero 10, molto carina. Poi alla ricerca del numero 9. Quindi facciamo di questo. Ok, sac. Una slip tease da abbinarci alla matitina. Questa qui è la numero 13 First Date, che io già ho, quindi la tengo chiusa così poi la regalo. Però è molto carino, io adoro i calendari dell'avvento, ne vorrei di più infatti. L'anno prossimo ne comprerò un po'. Poi abbiamo la casellina 10, che è quella di oggi. Vediamo. Una matita nera, una metallic eyeliner nel colore black metal. Favolosa. Sono appena stata dalla dottoressa, o meglio, sono entrata, sono stata 20 minuti e non ha chiamato un singolo numero. Io avevo il 13 e mi pare fosse al 5, al 6, cioè quindi avrei dovuto aspettare almeno un'ora e mezza, cosa che non ho tempo di fare oggi. Quindi neanche oggi, cioè ragazzi, la mia dottoressa neanche fosse il papa, cioè super richiesta. Quindi io non lo so adesso se devo cambiare dottoressa, andare a sentire da quello di mia madre. Il piede mi è leggermente migliorato questi giorni che sono stata un pochino più ferma. Sostanzialmente non mi è passato. Cioè, ieri sera avevo un dolore lancinante, tipo delle schiccherine al tendine. E se lo mettevo male, vedevo le stelle. Io ho la soglia del dolore molto alta. Non mi lamento mai per nessun tipo di dolore, che sia forte, che sia poco. Poi ripeto, non sono una persona che prende tante medicine. Cioè, vi dico soltanto che soffro di emicrania, quindi prendo quella lì per l'emicrania e tachipirina per tipo qualsiasi cosa. Ma questo piede mi sta dando seriamente sui nervi, cioè più che un dolore è proprio un nervoso, quindi io spero di risolverlo presto. Adesso passo alle poste che tanto stanno qua dietro e dopo volevo passare al ristorante cinese a prendere i ravioli perché ho una voglia di ravioli, quelli che io avevo fatto a casa l'altro giorno, vabbè, qualche settimana fa, però farli a casa è un disagio perché sporchi tutto, è bellissimo, è super soddisfacente, ma sempre qui non ho tempo, quindi vado al ristorante e me li compro già fatti. Detto ciò, poi torno a casa, devo lavorare a dei video, delle stories da mandare in revisione alle aziende, quindi corro. Sono passata un attimo da VS perché ero curiosa di vedere se avevano messo i prodottini. Ci sono solo queste cose qui, però guardate qua, c'è un mega cartellone. Questo è solo di chi ha fatto Iconica. Logicamente io non ci sono, se no ci sarebbe stata la mia faccia. Alla fine sono stata brava perché avevo fatto una sorta di fioretto che non spendevo più soldi fino al 2020. Quindi comunque, per chiunque se lo stesse chiedendo, i miei prodotti verranno venduti da OVS, ma solo a quello di Corso Buenos Aires a Milano, perché ci sono pochi pezzi e sono quasi tutti finiti, quindi non hanno le scorte per mandarle in tutte le altre OVS. Quindi da una parte è positivo, da una parte no, perché non ci sarò in tutte le OVS. Presto ci saranno cose nuove.
Nell'attesa che aspetto qui al ristorante, stavo guardando il McDonald's, ragazzi. Fanno i Winter Days, che sono tipo delle offerte. Non è una sponsorizzazione, ma gara, perché almeno mi mangiavo un po' di robine. E oggi c'è il crispy a un euro. Cioè, a parte voi pensate, un euro la merda che c'è dentro, passatemi la parola. Perché loro con un euro hanno comunque del guadagno, perché altrimenti non lo metterebbero a un euro. Ed è assurdo. Cioè, assurdo. Chiuderemo. Ah, poi ci sono i biscotti su Instagram. Cioè, mi vogliono male. Comunque, no, seriamente, oggi finito di fare tutto quello che devo fare, poi mi metterò a poltrire da qualche parte e a imbottirmi di zucchero, perché ne sento proprio la necessità. Anzi, ho già cambiato idea, perché guardavo al cinema cosa ci fosse da vedere. In realtà ce ne sono un po'. Frozen 2, direi che la terza visione non me la faccio, almeno non per adesso, visto che sono giorni che vado avanti con le canzoni. Io volevo troppo vedere questo, ragazzi, Cena con Delitto, Nice Out. Mi ispira un casino e oggi c'è anche abbastanza presto, quindi mi sa proprio che dopo andiamo al cinema. Eccoci a casa, logicamente la mia solita sfiga. Mi si era aperta tutta la salsa di soia nella busta. Per fortuna che io in macchina, quando porto le robe da mangiare, metto sempre qualcosa sotto, quindi non si è sporcata la macchina. Altrimenti c'è, cioè, che mi piace il sushi, la salsa di soia, però insomma l'odore in macchina di salsa di soia anche meno. Quindi mi sono messa a sciacquettare tutte le robine qua. Mi sono messa un po' comoda e adesso scartiamo tutto quello che ho preso. Poi ho acceso il forno, finalmente ho capito come funziona perché è nuovo e ho avuto un attimo di così defiance. Devo infornare la pasta al forno. A mia madre ha preso, non so, a fare lasagne, paste, quindi questo è ciò che rimane, sta mangeranno a pranzo. Io intanto ho portato giù il PC, così mi guardo una serie, poi vado su, edito il vlogmas, così lo carico, tanto quello di ieri non è troppo lungo. Volevo farvi vedere una cosa su Netflix. È uscita una nuova serie, vabbè, a parte questo qua che mi sa che mi guarderò questo. È uscita questa serie qua, Be Worse, con, avete visto, Ian Somerhalder, non mi ricordo mai come si pronuncia. Comunque sono entusiasta, cioè la voglio tipo troppo vedere. Vedete che nel cast c'è anche la moglie Nikki Redd, che ha recitato anche in Twilight, quindi voglio troppo vederlo, però non adesso. Ecco cosa ho preso. Io ogni volta mi scordo che ho fatto la sleeve e mangio più di cervello che di altro, ma comunque ho preso gli edamame, che in questo ristorante te ne danno un fottio. Poi ho preso l'xiao mai, gli gyoza, qui vabbè abbiamo l'incriminata salsa, vedete che è ancora sgocciola. Ho preso dei roll con salmone Philadelphia avocado e quelli col gamberetto fritto. E buon appetito! Mi è arrivato un pacchettino natalizio, presumo, da Lush, dov'è che è scritto, eccolo qua. Tanti profumati auguri di buon Natale! Che profumo ogni volta! Allora, è divisa in 4 scomparti, quindi presumo che in ognuno ci sia un prodotto. Oddio, ogni volta mi perdo sti cosetti, devo stare attenta che Gwenda non se li mangi. Non dovrebbe, perché lei mangia solo cibo. Anzi, a volte mi chiedo come facciano i cani. Cioè, ci sono cani che mangiano le cucce o che mangiano le ciabatte, le pantofole. Quindi non le ha mai mangiate. Però rompe in altri modi, non vi preoccupate. Allora, abbiamo una crema corpo che si chiama Snowflake. Spero più che altro sia una crema idratante, sì. Quindi questo c'è scritto che ha latte di mandorle, burro di cacao, nutriente riparatrice, quindi... No, vabbè. No, sa di orzata. C'è una ballistica che ho leggermente paura di prendere perché mi macchierò tutta. No, più che altro che una ballistica, è grande quanto la mia faccia. Dentro percepisco la presenza di qualcosa. Questa qui si chiama Jingle Bells, vedete? Qui c'è anche. Basta scuotere questa bomba da bagno per sentire il tintinio dei campanelli che annunciano l'arrivo di Babbo Natale. Purifica e deterge la pelle. 8,95 euro. Infatti è gigante, cioè. Poi abbiamo una delle mie passioni più grandi, che sono gli scrub labbra. Questo qui si chiama Galaxy e io spero che abbia un odore favoloso. Questo sa tipo di bubblegum. Gli scrub labbra di Lush sono tra i primissimi che ho usato tanti anni fa, quindi ci sono proprio affezionata, ma ne avrò finiti tipo 7-8. Oddio, sì, che bello. Però l'ho visto sul depliant, ho detto speriamo che ce l'abbiano messo. Mamma mia, io adoro le cose speziate. Cinnamon
Orange, oli essenziali di foglie di cannella e chiodi di garofano stimolano la circolazione, mentre la resina di benzoino scalda e distende i muscoli. Spero si legga così. È anche uno splendido addobbo per Natale da regalare o regalarsi. Anche questo 8,95. Che figata, ragazzi! Quindi è tipo un olio solido, troppo carino. Questo se lo metto sull'albero, sicuramente fa un profumo della Madonna. Anzi, lo mettiamo sull'albero. Comunque adoro, cioè, chi è che ha fatto l'albero? Che dietro non ci ha messo le palline. Dopo il trash del presepe che ho visto avete apprezzato tutti, ci mancava il trash dell'albero. Così se ci batte la luce magari sprigiona un po' di profumage. Ragazzi, ho appena finito di sentirmi letteralmente male. Io non mi ricordo quanti anni sono che mi sono operata, adesso lo cerco tra le foto, ma io ancora dopo tutti questi anni mi sento male se mangio soprattutto troppo veloce, come ho fatto oggi. Sicuramente presa dall'entusiasmo mi sono messa a mangiare, cioè non è che ho mangiato tanto, perché alla fine vi faccio vedere, sono rimasti tutti gli edamame qui, i pezzi di sushi, i ravioli li ho già messi in frigo. Alla fine ho mangiato soltanto i gyoza, 3 pezzi di sushi, qualche edamame. Così. Però nonostante ciò io mi sento ancora male. Perché vi spiego, forse chi ha fatto la sleeve come me lo capirà. Logicamente io ho lo stomaco più piccolo di tutte le altre persone, più o meno del almeno il 50%. E quindi insomma entra quello che entra. Però a volte capita, io mangio appunto troppo rapidamente, il cibo non fa in tempo ad arrivare allo stomaco, quindi io magari non sento subito la pienezza e continuo, diciamo, a mangiare. E dopo un po' di tempo invece comincia a venirmi la nausea, perché ho magari solcato quel determinato limite. Anche basta anche di poco, basta anche un boccone in più e mi sento letteralmente male. Infatti adesso ho un sacco di nausea. Per farvi capire che dopo quasi 3 anni io sto ancora così. Perché ad esempio vedete questa foto, quindi io mi sono operata nel 2017. Infatti questa era la prima volta che andavo in montagna con i miei dopo l'operazione. Mi ricordo proprio dettagliatamente tutto, che avevo i punti, non riuscivo a stendermi a letto. Ragazzi, è stato un po' così. Quindi era il 2017, adesso entriamo nel 2020. Io mi sono operata il 10 di febbraio. Tra l'altro tutte le operazioni che ho fatto, sia del seno sia questa qui allo stomaco, tutte a febbraio le ho fatte. Quindi adesso entriamo nel terzo anno. Mamma mia, sembra ieri, raga, sembra ieri. Io ricevo ancora tantissimi messaggi su Instagram di persone che magari appunto vedono il video che ho fatto qui su YouTube e poi si vengono a rapportare con me su Instagram e mi scrivono la loro storia. Io adoro leggervi, rispondere e se posso aiutare, aiuto. E ogni tanto qualcuno mi chiede, Ila, ma farei un aggiornamento, eccetera, eccetera. Magari appunto pensandoci vi farò un aggiornamento del terzo anno, giusto per fare un po' il conto della situazione. Detto ciò, adesso io corro perché sono in straritardo a montare il vlogmas, così intanto magari mi bevo un po' di acqua, che è l'unico modo per farmi passare la nausea. E poi vediamo. Anzi, super news, al cinema non vado più da sola, ma alla fine ho chiesto a Francesca se volesse venire con me, perché a noi ci piacciono tantissimo questi film super gialli, enigmatici, scopri chi ha ucciso chi, come, quando, perché. E anzi, settimana prossima faremo una cosa io e Fra che vi farà volare altissimo e tanto insomma verrete con me. Quindi c'ho pure la batteria scarica. Bene. Nel mentre che edito mi sono fatto una maschera ai capelli, così dopo li lavo. Adesso stanno belli qua e si impastrocchiano. Sto facendo la copertina del vlog di oggi. Ogni volta io vado in crisi perché non so mai che copertina mettere, che titolo mettere. Qui mi si sta caricando il video. Dice 14 minuti, sono le 4:20, quindi spero vada un po' più veloce, così riusciamo alle 4:30. Adesso vado a lavarmi i capelli nel mentre si è fatto buio e poi comincerò questo filmino qui, tanto dura relativamente poco, 1:20. Vlogmas online, quindi sto a posto. Per merendina mi sto mangiando gli edamame che mi sono avanzati a pranzo, perché ragazzi, cioè, non scherziamo, sono un'ottima merenda, soprattutto se, vabbè, sono senza sale, senza niente. Qui c'è il cane sempre appiccicoso che tenta di scalare la montagna. Appena finito di lavare e asciugare i capelli, mi sento una persona nuova, sempre per il discorso che facevo l'altro giorno, che quando hai i capelli puliti, cioè, il mondo risplende. Ho utilizzato le maschere di Mermaid and Me, con cui collaboro ormai da un po', e vi dico, cioè, questo è l'esempio lampante che quando ti piace un prodotto realmente, anche se ci collabori, tu lo usi in continuazione. Io ho finito già 3 barattoli, quindi è un tutto dire, cioè, guardate la luce
Sono stupendi. Continuo a guardarmi il filmozzo. Intanto lavoro un po' a dei contenuti che avevo sul telefono, che ho perso. Poi sono le 6:20. Io devo vedermi al cinema con Fra per le 8:30, quindi ho voglia. Adesso sono passata a vedere Miraculous Ladybug. Cioè, ragazzi, molto carina come serie cartone. Purtroppo è stra difficile trovare gli episodi sia online sia su Netflix, perché io la prima stagione la vidi su Netflix, la seconda l'hanno messa recentemente, che è divisa in due parti, che io avevo già visto su un blog tanti mesi fa, e adesso sto recuperando la terza stagione, che però io trovo su YouTube o sottotitolata in inglese o in lingua inglese, oppure mi attacco sostanzialmente perché è tipo in spagnolo. Preferisco di gran lunga sentire il francese, che io lo capisco meglio dello spagnolo, ve lo dico. Quindi adesso me la sto guardando in inglese, sentite. Io vivo per ste cose. Sulla soglia dei 22 anni io adoro. Ragazzi, siamo arrivati da Francesca e stavolta, raro, ma è arrivata prima di me. Ecco. Perché ho dovuto fare il benzino, lo ammetto. È arrivata ed è infreddolita. Ragazzi, è infreddolita ed è molto nera in questo caso. Ma tanto noi siamo sempre match match, non c'è bisogno. Comunque volevo fare anche a lei. Scarta il regalo di Londra. Però aspetta, hai già sbirciato? No! Ok, brava. Perché bisogna prendere una cosa per volta. Non devo guardare. Quindi te li passo io. Hai ragione, anche io non sono organizzata. Prego, accendi pure la luce gialla. Allora, da cosa iniziamo? Iniziamo da una cosa soft. Che aspetta, pesca da questo, che forse si potrà intuire essere un qualcosa, oddio, di pazzesco. Ok, vai Francesca, puoi farcela. Oddio, una cosa per volta. Ok, non mi ricordo bene che quante ne ho messe lì dentro. Oh, che carino. Allora, il primo è una minchiatina, perché è la mia solita minchiatina, il clipperino di Londra. Il secondo, allora, tiralo fuori e non aprire subito gli occhi, devo vedere come reagire, come... Non so più parlare. Okay. Ragazzi, questa è una pietra miliare. Che poi è? Faccio vedere il mio match. Posso vedere? No, devi indovinarlo. Un portachiavi. Sì, ma... Sarà di Harry Potter, perché sta dentro la busta di Harry Potter. Ma magari era un modo per forviarti. Aspetta, fammi sentire. Dai Francesca, non ci sei arrivata. Oh mio Dio, sei una persona proprio orribile. Non ci arriva, raga. Il boccino. Bravissima. Oddio, che bello. Quanto è che è stupendo. Ho solo un piccolo dubbio. Ah, c'è il prezzo. Vabbè, non fa niente. Noi ciao, se sono in inglese non li so leggere. Oddio, è bellissimo. È bellissimo. Io ho preso la coppa tre maghi. Solo che non trovavo, stavo smucinando. No, questo prenderei il posto. Ecco le mie chiavi. Io ho preso la coppa tre maghi. Cade? Vedete, non mi sembra. Ecco, il posto del tuo macaron che si è rotto. No, Francesca, ha rotto il regalo di Parigi. Mi è cascato. Anche il mio si è rotto in realtà. E poi manca solo una cosa nella bustina. Un qualcosa che tu ardentemente hai voluto. Ah, vabbè, me l'hai preso, spero. Quando posso. Ogni volta niente, ho soltanto amiche che reclamano cibo, ragazzi. Oh, I love you, Reese's. Quanti te ne ho messi dentro? Troppi, secondo me. Ma quali troppi? 2 da 3, sono 9. Sono 6. Oh mio Dio, la matematica non è un'opinione. E ce n'è un altro allora. Infatti mi ricordavo. Allora vedi, sono 9. Non ero stupida io, ragazzi. Sono 9 questi. Perfetto, adesso andiamo al cinema. Grazie. Stiamo un po' vaccheggiando. Ci siamo presi popcorn, mini sneakers, Coca-Cola da 1 litro, perché stava nel menù sostanzialmente. E non mi mette a fuoco. Eccoci qua. La sala è piena. Io non pensavo mai di martedì sera. Francianci col suo mega bustellaccio. Eccola qui. Noi ci vedremo questo film e vi faremo sapere poi le nostre opinioni, perché questo è un film che ti apre la mente. Sai, uno di quelli che mi era piaciuto che ci siamo messi insieme, a parte tutti i Disney, che vabbè. Quello, come si chiamava? Escape Room. No, quella era favola. Stavamo ogni volta a fare le nostre teorie, poi chi è che aveva ragione? Io. Uno deve uscire una parte, deve uscire il secondo, spero. Sì, perché come alla fine deve uscire il secondo. Dovrà uscire.
con questa luce sparaflesciata che fa molto chi va là, chi è stato. Siamo appena uscite dal cinema, la parola è qui dietro. Ci è piaciuto molto, ragazzi. Come ho detto su Instagram, è iniziato in un modo che sembra, ma poi alla fine è tutta una roba complicata, cioè figa, 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 straconsigliato. Il nostro Chris Evans ha fatto la sua porca figura e basta, quindi andatelo a vedere perché è molto carino. Spero facciano altri film con lui. Hai visto questo investigatore qua che c'era, come si chiama? Mr. Blank. Sicuramente faranno qualche altra cosa con lui perché è stato bravo, mi è piaciuto assai. Che dice fa? Bello. Intrigante. Detto ciò, il nostro vlogmas finisce qua per oggi, anche perché prima fa freddissimo. Francesca ha avuto l'audacia di uscire senza cappotto. Cioè ha solo una sciarpa sopra, io non lo so, guardate, non lo so. Detto ciò, grazie per essere stati con me oggi. Saluta Fra. Ci vediamo settimana prossima con Fra per fare una cosa speciale. E vi mando un bacino. Ci vediamo domani.